Siamo riuniti sotto un grande albero che sta di fronte alla casa contadina che ci ospita per i seminari con il nostro Medicine Man. Le sue parole, dolci e spesso sornione, i nativi amano ridere e non perdono alcuna occasione per fare battute e scherzi, si accompagnano alla musica del vento tra il fogliame, si accompagnano al ronzare di insetti che vengono a curiosare, si accompagnano al volo lento e maestoso del falco che è venuto nella valle all'arrivo del nostro Medicine Man, che, inspiegabilmente, perché qui in questa particolare valle sembrerebbe che non siano mai arrivati dei falchi, appare tutti i giorni e fa il suo volo di medicina, come lo chiama, perché si mette a volare in cerchio sulle nostre teste. Il Medicine Man dice: nel nostro credo tutto è unito in parentela, materia e spirito. L'essenza che unisce il tutto rappresenta il potere della vita. Gli animali, le piante, le rocce, i venti sono riconosciuti dal mio popolo come forme di vita a cui noi, esseri umani, siamo congiunti e che, per nostra fortuna, sono sempre disponibili ad insegnarci. Noi usiamo la loro guida per espandere la capacità di percepire. La risposta a tutte le domande è dentro e attorno di noi. Il fine è quello di integrare, fondere l'individuo con il suo prossimo, la comunità di umani, quella di altri regni, quella di altri mondi. Durante questo processo avviene una naturale estensione ed elevazione della coscienza individuale. Aggiungo il mio respiro al tuo respiro. Che i nostri giorni sulla terra siano lunghi, che i giorni della nostra gente siano lunghi, che possiamo divenire un'unica persona, che possiamo terminare le nostre strade insieme. Possa nostra madre benedirci con la vita, possano i sentieri della vita realizzarsi. Nessun uomo sta fuori da questa unità, per questo, a seconda del suo agire, egli può compromettere l'intera comunità. Siamo tutti collegati, siamo tutti gli aiutanti gli uni e degli altri. Lentamente l'atmosfera pacata delle sue parole ci possiede e poco alla volta si incomincia a percepire che non è stranezza. La fratellanza esiste nel creato e noi ne facciamo parte. Omataqui Assen, diciamo entrando ed uscendo dalla Sweat Lodge, significa in onore di tutti coloro e di tutto ciò a cui sono congiunto, e si intende tutto il creato che nella cerimonia onorerò. Ma il rispetto verso la creazione non è manifestato solo nella cerimonia o nel rituale, lo è anche attraverso l'attenzione con cui si tocca la vita. Alla raccolta delle pietre per la sweat o per la costruzione della ruota di medicina ci è stato raccomandato di prendere solo le pietre vive che ci facevano capire di voler venire con noi. Prima di levarle dal loro posto si doveva spiegare a Grande Padre Roccia perché avevamo bisogno di quel sasso. Presa la pietra si doveva lasciare un'offerta, tabacco o anche uno sputo che rappresenta qualcosa di nostro. Poi si ringraziava Grande Padre Roccia come guardiano del mondo minerale e nello stesso tempo rappresentante di Grande Madre Terra. È capitato che un sasso scappasse di mano. Non voleva venire, dice l'uomo di medicina. Eppure lo tenevo così stretto, risponde quello a cui la pietra è inspiegabilmente scivolata di mano, mentre sul suo viso si legge lo stupore e la domanda: forse che mi sono distratto e l'ho lasciata cadere? Eppure siamo tutti concentrati e assorti a percepire e a parlare con le pietre. Forse il sasso non voleva proprio venire. La realtà,
comincia così, poco per volta, ad assumere toni diversi ed eloquenti. Diventa veramente messaggera del grande spirito. Infatti, a tutte le domande abbiamo già dentro una risposta. Il simbolo serve solo a identificarla meglio. Attraverso le parole incominciamo a percepire l'unità della realtà e la sua circolarità. Tutto viene vissuto in un ritmo circolare. Dentro la ruota tutto viene contenuto e tutte le cose sono uguali. Il cerchio simboleggia la ruota di medicina, entro cui la realtà visibile e quella invisibile vengono rappresentate. Le direzioni della rosa dei venti formano i momenti significativi. Il sud, la fanciullezza, la sede delle emozioni. È proprio nelle emozioni il primo lavoro da fare. In un viaggio, nella fanciullezza, si cerca di trovare dove si sono perse le emozioni primarie, che sono quelle di fiducia e innocenza. Non si può procedere sulla via del guerriero, che è una via di coraggio, se si è attaccabili e vulnerabili nelle emozioni. Tutta la vita è sacra e lo spazio che noi occupiamo deve essere mantenuto sacro. È un atteggiamento interno, nulla di più. Basta esserne consapevoli e tutto cambia. Gli stessi gesti, le azioni di sempre, le solite parole, tutto uguale e al tempo stesso diverso. È l'intenzione che ci sta dietro a essere diversa. Tutto nell'universo è sacro. Persino la noiosa zanzara è sacra. I nativi affermano infatti che è il grande spirito a mandarla perché risvegli gli animi di chi si sta addormentando. E le parole di Capo Sealed, rimaste ormai famose nella storia, ci ricordano. E adesso leggo. Ogni parte di questa terra è sacra per la mia gente. Ogni ago di pino lucente, ogni spiaggia sabbiosa, ogni foschia nei boschi ombrosi, ogni radura e ogni insetto ronzante è sacro alla memoria ed esperienza del mio popolo. Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi. Le piante fiorite sono le nostre sorelle, il cervo, il cavallo, la grande aquila, essi sono nostri fratelli. Le creste rocciose, i fiori della prateria, il calore del pony e l'uomo, tutto appartiene alla stessa famiglia. La terra non appartiene all'uomo, l'uomo appartiene alla terra. Questo noi sappiamo, tutte le cose sono connesse, come il sangue unisce una famiglia, tutte le cose sono connesse. E qui finisce la citazione di Capo Sealed. Tutto è sacro. E la mia presenza sulla terra è sacra, come sacra la presenza dei compagni. Eppure le nostre relazioni sono distorte. Non sappiamo perché siamo qui e perdiamo il nostro tempo a rincorrere i miraggi che saranno la nostra rovina. Nel cerchio facciamo passare il talking stick, ovvero il bastone della parola. Chi ce l'ha può parlare liberamente, oppure stare zitto e lasciare che il silenzio parli invece sua. L'attenzione del gruppo sarà comunque rivolta esclusivamente a lui o a lei, con rispetto e comprensione. Se chi parla si rivolge a un preciso interlocutore, quest'ultimo dovrà ripetere ciò che ha udito fino a quando chi ha parlato non sentirà di essere stato interiormente totalmente compreso. Infatti, non sono tanto le parole a doversi ripetere, quanto ciò che veramente si voleva esprimere. E perché viene fuori sempre tanta rabbia e tanta tristezza? Perché buona parte della nostra energia è occupata a tenere a bada le frustrazioni che poi scoppiano, magari rivolte a chi soltanto ci ha ricordato la rabbia e il dolore che abbiamo dentro? Bisogna pulire le emozioni, piangendo i dolori e sfogando le frustrazioni. Non cambia la realtà oggettiva, ma l'energia che prima stagnava, bloccata, riprende a circolare libera. Il percorso sulla ruota continua e si arriva all'ovest.
rappresenta la terra, quindi la materia, la nostra fisicità, e come tale simboleggia anche la nostra caducità, la morte. Sono pronto a far morire ciò di cui non ho più bisogno, ma se qualcosa muore è inevitabile che nasca poi del nuovo. Il concetto di nascita è legato al femminile, così l'Ovest è anche la direzione della donna, della parte femminile, del divino che crea portando vita. Per essere in armonia con la vita bisogna essere nella propria parte femminile e per sapere se lo si è ci si pone tre domande. Come sto vivendo? Sta portando vita alla mia anima? Sta portando vita alla mia vita? E di conseguenza, sto portando vita io alla vita degli altri? È importante comprendere la relazione che si ha con la vita e percepire i messaggi che pulsano e arrivano a noi attraverso tutta la creazione. Ora leggo un passaggio di Sun Bear e Wabun. Abbiamo dimenticato come si ascoltano le storie e i canti che portano con sé i venti. Abbiamo dimenticato come si ascolta la saggezza delle pietre che stanno al loro posto dall'inizio dei tempi. Abbiamo dimenticato quanto l'acqua possa rinfrescarci e rinnovarci. Abbiamo perso la capacità di osservare, spiando, gli animali che ci danno il loro sapere e offrono il loro amore dando se stessi come cibo. Ci siamo chiusi a queste relazioni, eppure ci chiediamo perché così spesso ci prende la noia e la solitudine. La citazione è finita. Scoprire la relazione che uno ha con la vita significa estendere la consapevolezza ed aprirsi al cambiamento, che è nuova nascita. Nel rituale della notte sulla montagna della paura, ognuno, solo nel suo cerchio, ha riflettuto sulla sua vita, se non era troppo assorbito dalla paura e dall'ansia, se non era troppo occupato a scacciare il sonno, infatti non bisognava addormentarsi, e se non era troppo preso a decifrare tutti i simboli che si presentavano, alcuni solo per sviare. Riflettuto sul senso del femminile, si passa ora al nord, che implica una presa di coscienza dei lati più pratici della vita. Il nord simboleggia la mente, quindi le capacità logiche che per i nativi devono essere solo usate per determinare la giusta strategia di vita. I cosiddetti sogni diurni, cioè i desideri, vengono accuratamente analizzati. Ci viene chiesto: cosa ti piacerebbe fare nella vita? Qualcuno entusiasticamente risponde: viaggiare. Ma il nostro medicine man replica: no, non è quello che realizzerai. Perplessi si cercano altre risposte, pensando attentamente a cosa dire per non sbagliare. Qualcuno allora dice: andare in Messico. E lui ancora una volta ci dice: non è una buona risposta. Qualcun altro, un po' sottovoce, insicuro, sussurra con un tono che non si capisce bene se per caso si sente un po' sciocco per quella risposta quasi banale: vorrei vivere in montagna, nella casa di Azeglio, di mia nonna. Ci voltiamo tutti a scrutare il volto del medicine man in attesa di un suo responso e, sorprendendo tutti, lui afferma: sì, lo realizzerai. Così ora ci spiega. La risposta a viaggiare è troppo generica, come pure andare in Messico. Il Messico è grande. Se voglio comprare un biglietto, non posso dire un biglietto per il Messico. Devo invece specificare chiaramente la località di destinazione. Lo stesso vale per i sogni diurni. Se veramente li si vuole realizzare, bisogna esprimerli e precisarli con estrema chiarezza, costruendo un vero e proprio programma strategico da seguire. L'ultima mattina della nostra permanenza ci siamo svegliati prima dell'alba per una meditazione al sole che sorge.
Con lui nasce la consapevolezza di un nuovo essere spirituale venuto sulla terra per danzare in armonia e bellezza la vita. I raggi del sole nascente portano i messaggi dell'est, lo spirito che si rivela per ciò che siamo in grado di percepire nell'immaginario, l'emisfero destro del cervello, che nella meditazione cerchiamo di attivare. I quattro momenti, per così dire, principali della ruota sono stati toccati, anzi vissuti. Essi rappresentano il mondo del tonal, la realtà visibile, ma nella ruota è rappresentato anche il mondo del nagual, la realtà invisibile, che come tale è più difficile da percepire e comprendere. Questi momenti sottocardinali saranno spunto in seguito di lunghe riflessioni, che tuttavia potranno essere realmente affrontati solo dopo aver compreso il messaggio più diretto delle direzioni del tonal. Il senso è comunque sempre quello: comprendere con quale meccanismo ognuno si è costruito la propria vita, perché per poter cambiare bisogna prima aver compreso dove è occupata la propria energia. È importante poter gestire coscientemente l'energia per essere un guerriero sulla via della conoscenza. L'importante è diventare impeccabili. L'impeccabilità, secondo Don Juan, raccontato da Castaneda, è l'azione di ricanalizzare l'energia liberata e affrontare così l'ignoto.